acquistare crediti? Passa da fifaeasy.com, utilizza il codice coupon malati15 per avere l'8% di sconto. Link e coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovispo dello staff di NMF. Benvenuti nel Team of the Week Prediction of Production numero 13. Il Team of the Week, come sempre, esce di mercoledì alle 19. Questo video, di solito, questa tipologia di video viene realizzata di solito dal nostro camp, ma quest'oggi lo sostituirò io. Partiamo dal portiere Marwin Hitz. Ha parato un rigore nella partita vinta 0-1 dalla sua squadra. Un portiere che comunque para un rigore, mantiene la porta inviolata, devo dire, a parer mio, si merita una versione in forma. Questa squadra che vedrete l'ha fatta a camp ed mi ha chiesto lui di realizzare questo video. Il primo difensore, Miranda, ha effettuato molti interventi difensivi nella partita vinta 1-0 da parte dell'Inter. Devo dire, un giocatore molto molto interessante con un 85 di rating, sicuramente potrebbe diventare uno dei difensori centrali più forti della nostra Serie A. Altro difensore, Gaia. Per lui numerosi interventi difensivi nella partita pareggiata 1-1 contro il Barcellona. Altro difensore e ultimo, Oscar Wendt, scusate la pronuncia. Per lui un gol nella partita vinta 3-1, udite, contro il Bayern Monaco. Quindi ragazzi, un terzino che va a segnare contro una squadra come il Bayern Monaco è da premiare. Passiamo al centrocampo, abbiamo Aaron Ramsey. Per lui un gol e un assist nella partita vinta 3-1. Con un 83 di rating si presenta come un ottimo centrocampista, un ottimo CDC. Esterno sinistro abbiamo Arnautovic con due gol nella partita vinta in casa 2-0 contro il Manchester City. Secondo me questa carta uscirà sicuramente. Riyad Mahrez è il giocatore esterno del Leicester, che è primo in campionato, ragazzi, davvero un'ottima e una grande sorpresa per questa BPL. Ha realizzato 3 gol nella partita vinta fuori casa 3-0. Quindi questa sarebbe la sua terza versione in form. Mkhitaryan ha realizzato 2 assist nella partita vinta fuori casa 2-1 contro il Wolfsburg. Secondo me ci può stare come versione in forma, ma potrebbe essere anche messa tra i 5 giocatori extra. Passiamo agli attaccanti. Abbiamo Lassina Traoré, ha realizzato 2 gol nella partita vinta fuori casa 2-1. Questa carta su Foot 14, se non sbaglio, era veramente buggata. Avevo un colpo di testa, ragazzi, mostruoso. È alto 2 metri e 3 centimetri, quindi è davvero molto molto alto. Altro attaccante, abbiamo Mattia Destro, ha realizzato 2 gol nella partita vinta 3-2 contro il Napoli. Un attaccante mediocre per le nostre Serie A. Ultimo attaccante e ultimo giocatore di questo Team of the Week Production, Karim Benzema. Per lui 2 gol nella partita vinta 4-1. Dunque ragazzi, questo è il team completo. Principalmente i giocatori da seguire, secondo me, sono Gaia, difensore terzino per la precisione davvero veloce e interessante, Miranda, Benzema, Ramsey anche e Mkhitaryan. Dunque ragazzi, se siete d'accordo con me con questa prediction e con Kemp, perché ha realizzato lui questa squadra, lasciate un commentino qui sotto, commentate con chi avreste inserito e chi avreste tolto per questo Team of the Week. Se non siete iscritti, iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione. Dunque ragazzi, Quegiovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!